Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo di nuovo qui in questo posto magico perché oggi vorrei darvi dei consigli sull'utilizzo del mixer. Cantare in libertà. Il mixer è un'apparecchiatura elettrica, elettronica, che serve per regolare alcune cose del microfono, delle basi, degli strumenti musicali. È questo che vediamo pieno di bottoni e levette. Come funziona? Il mixer si collega alle casse, per esempio dall'uscita del mixer noi colleghiamo, in questo caso io ho collegato due casse attive. Poi il mixer ha una serie di canali, si chiamano, quindi canale 1, canale 2, questo ha 8 canali dove poter attaccare, collegare dei microfoni oppure altri strumenti come una tastiera, delle chitarre e così via. C'è un interruttore generale che comanda tutti i canali, quindi se io abbasso questo, mentre se io lo alzo si ricomincia a sentire la voce. Ogni canale di questi, vedete, ogni levetta dove ci sono una fila di bottoni è un canale, questi sono dei potenziometri, può essere regolato diversamente, ognuno in base alle nostre esigenze. Ad esempio il microfono, questo è un microfono, abbiamo dei bassi, dei medi e degli alti. Che cosa significa? Per esempio vado ad agire sul mio microfono, lo metto in situazione flat. Sentite che la voce ha aumentato i bassi e quindi la voce è più corposa. Se tolgo i bassi, sentite che la voce diventa più chiara. Allo stesso modo, se io aumento gli alti, sentiremo una voce ancora più chiara e più, sentite, tende anche un po' a fischiare, quindi bisogna fare attenzione a questa regolazione qua. Mentre se togliamo gli alti e aggiungiamo, per esempio, le frequenze medie, sentiamo un po' questo effetto torrone di la festa patronale. Tre pezzi, 1.000 lire. Lo sentite? Ovviamente ogni posto ha un riverbero naturale diverso e quindi il mixer va settato, diciamo, in maniera diversa in base alle situazioni dove ci troviamo. Quindi se io devo suonare e cantare sempre in questo posto, setto il mixer, lo regolo una volta e poi lo posso lasciare così com'è. Mentre se devo spostarmi, andare a fare vari concerti in diversi luoghi, ovviamente il mixer va settato giocando proprio sulla regolazione dei bassi, dei medi e degli alti. Inoltre c'è un cursore qua che regola gli effetti su tutti i canali, che se noi alziamo aumenterà gli effetti su ogni canale, che noi poi singolarmente possiamo regolare. Ad esempio posso togliere completamente l'effetto A, il suono è secco, magari poi proviamo ad alzarlo e sentite che la voce A avrà questo riverbero e più effetto metto e più sarà importante. E poi inoltre ci sono una serie di tasti e di bottoncini che possono darci un effetto diverso rispetto a questo che stiamo ascoltando adesso. C'è un effetto delay, che è quello della ripetizione. Il reverbero invece è un effetto che ci dà l'idea di stare in una stanza più grande o più piccola. Più il reverbero è largo e più sembra di stare in una stanza grande. Insomma, queste sono tutte le piccole accortezze che noi dobbiamo tenere quando vogliamo regolare un microfono. Inoltre qui c'è un tastino che è il pan pot, che posso mandare la voce solo a destra oppure solo a sinistra e quindi spostare le voci da un lato all'altro delle casse. Possiamo anche collegare il nostro PC al mixer qua in un ingresso. E io quando solitamente quando collego un PC, la situazione del canale la lascio flat, si dice, cioè tutta a zero, tutta al centro, in modo da non aumentare né alti né bassi, ma lasciare le impostazioni già preesistenti del PC e quindi la base che andrà a suonare avrà le caratteristiche originali, diciamo così. Ovviamente un mixer ha tantissime altre funzioni, si può registrare, si possono fare tante cose utilizzando un mixer. Io vi ho parlato solo delle cose principali che si possono fare, come regolare almeno i canali e farlo nel miglior modo possibile. Spero vi sia stato utile e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
ciao. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.